Buongiorno e bentrovati a tutti. Oggi vediamo come riparare una batteria a litio 12 volt di una pompa irroratrice Stoker che risulta aver perso capacità. In origine da nuova aveva un'autonomia di 30-40 minuti, adesso, dopo pochi minuti, inesorabilmente si spegne. Prima di immergerci in questa ulteriore riparazione, vi invito a iscrivervi al canale se non l'aveste già fatto, mettere like e attivare la campanellina per le notifiche. Per capire se una pila a litio è difettosa, basta osservare la carica e la scarica. Se la carica avviene troppo rapidamente, quindi il caricatore ci segnalerà il verde molto velocemente, vuol dire che la pila probabilmente ha perso capacità. Inoltre, inserendola nella pompa e accendendola, vedremo che il segnalatore di carica, che è composto da tre LED blu, ci dice, con la pila teoricamente carica, che in realtà abbiamo soltanto due tacche di carica, due tacche su tre. Questo è un indicatore che la pila ha perso un suo elemento, probabilmente ha ridotto la sua capacità e quindi va ripristinata. Questo discorso ovviamente vale per tutte le batterie che alimentano attrezzi, trapani, eccetera, eccetera. Andiamo a smontare questo pacco batteria. Se vedete in rilievo ci sono dei buchi che corrispondono sotto all'etichetta ai fori delle viti. Andiamo a forare questi buchi e andiamo a svitare le tre viti che compongono l'involucro di questa batteria. Una volta rimosso l'involucro superiore, andiamo a sfilare il contenuto di questo pacco batterie. Contenuto rappresentato da una scheda elettronica di protezione BMS di gestione della batteria e dei fermabatteria che servono per contenere le tre pile in serie che alimentano questa pompa irroratrice. Questi BMS sono dei circuiti elettronici che contengono all'interno tutta la logica di controllo per fornire una corretta carica alla batteria, evitare cortocircuiti, evitare surriscaldamenti, eccetera, eccetera. Ma andiamo ad analizzare un attimo come funzionano questi BMS. In pratica, il cuore del sistema è un circuito integrato che gestisce la carica e la scarica della batteria. Le tre pile sono collegate in serie, sono tre pile 18650 e ciascuna giunzione viene riportata al microprocessore centrale per la verifica della tensione presente su ciascuna pila. Inoltre, al centro, come potete vedere, abbiamo un MOSFET, cioè un interruttore. Questo interruttore, guardando lo schema elettrico, è comandato da un microprocessore che gestisce tutta la logica del caricabatterie. Il nostro MOSFET si occupa di collegare le tre batterie al carico o al caricatore per la batteria. In particolare è presente una resistenza di shunt, cioè di misura della corrente in entrata e in uscita, e questa corrente viene monitorata costantemente per decidere se sganciare o no il carico o lo scarico attraverso il comando di apertura e di chiusura di questi MOSFET. Qualora si verifichi un cortocircuito sul carico, quindi sul trapano, o qualora si verifica un cortocircuito sulla batteria e prevenire così incendi. Talvolta, anche se non è nel nostro caso, è presente un circuito di bilanciamento composto da un transistor che scarica le batterie che sono più cariche in sovratensione per equalizzare tutte e tre le batterie allo stesso voltaggio ed evitare sbilanciamenti appunto di tensione. Tale circuito è presente di solito su BMS più costosi. Andiamo ad individuare questi componenti sul nostro circuito stampato del BMS. In alto troviamo il microprocessore che controlla tutto. Abbiamo in basso il MOSFET 1, nel nostro caso, anche se c'è sul circuito stampato, la predisposizione è per 2.
E poi in basso a destra troviamo la resistenza di shunt che serve per misurare la corrente in uscita e in entrata in ogni momento. In basso troviamo anche un connettore, un jack di alimentazione 12 volte diretto per la ricarica della pila senza il suo caricabatterie, che invece utilizza i tre connettori in alto. Bene, fatta questa doverosa premessa elettronica, andiamo a vedere come individuare la batteria difettosa e andiamo a sostituirla con il voltometro posizionato sui 20 volt. Andiamo a misurare la tensione ai cavi di ciascuna batteria, la prima 3,45 che è in buono stato, la seconda 3,44 anche questa in buono stato, la terza invece misura 2,87 volt. Ecco, questa batteria è difettosa, ha perso di capacità e possiamo sostituirla per ripristinare questo pacco batterie. L'andiamo a segnare. Qui mi raccomando la massima attenzione quando maneggiate un pacco batterie, cercate di non cortocircuitare più e meno. Con una pinzetta solleviamo l'aletta del positivo della pila incriminata, rimuoviamo lo scotch che blocca la sonda della temperatura che arriva al microprocessore centrale e con un taglierino delicatamente, senza tagliarci le mani, andiamo a rimuovere questa sonda per liberare la nostra batteria difettosa. Con una sorta di grimaldello andiamo a staccare la batteria incollata alle altre per toglierla definitivamente. Tagliamo con una forbice oppure con una pinza i collegamenti rimanenti e andiamo a prendere una nuova batteria. Assicuriamoci, misurandola col tester, che sia in buono stato e andiamo ad effettuare delle smerigliature sulla superficie smaltata dei suoi contatti per assicurarci poi successivamente l'aderenza perfetta della saldatura a stagno. Utilizziamo della pasta saldante liquida da spalmare sui vari contatti per agevolare la saldatura e facendo in questo modo, quando avvicinerete il saldatore e lo stagno alle varie alette, potrete fare le saldature in maniera più veloce e quindi evitare il surriscaldamento delle batterie. Andiamo a spellare un corto spezzone di cavo per effettuare il nuovo collegamento e andiamo a questo punto anche a usare della pasta saldante su questo cavo, sempre per facilitare la saldatura e ridurre i tempi della saldatura. Stagniamo i terminali negativo e positivo della nostra nuova batteria. La prestagnatura è fondamentale sempre per ridurre i tempi e agevolare tutte le saldature. Riprendiamo il cavetto precedente di cui abbiamo spellato i terminali, che andremo a piegare e ad intagliare con le forbici verso la metà senza tagliarlo per avere un terzo punto di saldatura perché dobbiamo collegare le altre batterie. Una volta effettuate tutte le saldature rispettando lo schema di collegamento del BMS, andiamo ad isolare i nostri terminali per evitare cortocircuiti. Ripristiniamo la sonda del termometro. La nostra batteria è pronta per essere reinserita nel suo involucro originario. Riavvitiamo anche il coperchio superiore con le tre viti e il nostro pacco batterie è pronto per essere caricato col suo caricabatterie intelligente in dotazione che ci segnalerà con il LED verde l'avvenuta ricarica. Una volta conclusa la ricarica, andiamo a provarlo sulla pompa. E come potete vedere, una volta conclusa la carica, adesso i tre LED sono tutti e tre accesi. Facciamo per concludere una prova sul campo e constato che effettivamente la pompa è molto più potente e durevole di prima e dopo qualche minuto di irrorazione il nostro voltometro di segnalazione di carica ancora segna le tre tacche piene. Bene amici, spero che questo video vi sia piaciuto. Io vi invito a mettere like, iscrivervi al canale e vi do appuntamento alla prossima volta.